Salve a tutti, qualche giorno fa a Bari si è tenuto un consiglio regionale monotematico sulla capitanata e sulle sue emergenze. Iniziativa senz'altro lodevole, perlomeno lodevole era l'intenzione, per quello che ci aspettavamo venisse fuori da quella discussione, dove avrebbero dovuto tenere banco i grandi temi del territorio, i suoi problemi, i suoi, come dire, per certi versi, disastri. A maggior ragione se quel dibattito viene fatto nella casa della Regione Puglia, in rappresentanza di un territorio che viaggia a più velocità e che corre paradossalmente nel sud della Puglia, ma è fermo qui al nord, ovvero in Capitanata. Bene, c'erano tanti attori istituzionali a quel consiglio regionale monotematico, c'erano anche una trentina di sindaci o giù di lì della Capitanata e c'era anche qualche parlamentare. In verità, 5 appena sui 35 eletti nei collegi che riguardavano anche la città di Foggia e la sua provincia. Vi diciamo subito che non ci è piaciuta innanzitutto l'idea di non dare loro la parola, tenerli lì come semplici spettatori non è stata, secondo noi, una grande idea. Così come non è stato bello registrare tante assenze, tuttavia non ce ne vogliano, ma a tratti ci è sembrato di sentire parlare del sesso degli angeli. Parole, parole, parole. E i problemi, oltre a fare i soliti elenchi, lì erano e lì rimangono. Non a caso, al di là della chiacchierata, al di là della discussione, non è stato deliberato assolutamente nulla. Abbiamo sentito anche che qualcuno si è messo invece a fare la conta di quello che è stato fatto per il territorio, una sorta di elenco delle belle parole. Lasciamo perdere. Vedete, c'è un consigliere regionale di maggioranza, non di opposizione, e questo consigliere regionale è Antonio Tutolo, che poi è quello che ha sollecitato questo consiglio monotematico, diciamo l'ideatore. Tutolo è uno di quelli che non è mai banale, è uno di quelli che dice quello che pensa senza avere assolutamente peli sulla lingua. Bene, sapete qual è stato il commento dell'ex sindaco di Lucera, rispetto a quel consiglio regionale monotematico? Tutolo ha testualmente detto: da un lato mi ha fatto piacere ascoltare che la Capitanata fa ancora parte della Puglia. Dall'altro ho avuto conferma che il lavoro da fare per recuperare lo squilibrio territoriale di cui è vittima il Foggiano è ancora lunga. È ancora lungo e servirà tanto tempo, servirà tanto impegno. E poi ha aggiunto Tutolo: ho sentito cose poco interessanti, non vedo voglia né di incidere, né vedo quell'ardore determinante per cambiare le cose. La verità, ha chiosato Tutolo, ripetiamo, un consigliere di maggioranza della Regione Puglia, è che la seduta non interessava tutti, anzi, a qualcuno non fregava proprio nulla. Concetti duri che Tutolo ha ribadito anche qui, in questi studi, ieri sera, nel corso di Carte Scoperte. Beh, vedete, se lo dice un consigliere regionale eletto in maggioranza, la cosa è davvero preoccupante. Quello che dice Tutolo, conferma poi le nostre paure, le nostre sensazioni di Foggia e della Capitanata, se non ce ne interessiamo noi, se non si interessa chi realmente ama questa terra, statene certi, non se ne occuperà mai nessuno. Con la conseguenza che
che davanti a noi avremo solo la morte definitiva di questo territorio, che è già agonizzante, che quindi manca davvero poco per morire. Alla prossima!